dal ristorante al vecchio teatro sulla passeggiata orientale di Ortona, dove siamo praticamente di casa. Il saluto di Paolo Minucci, bentrovati con il nostro appuntamento a tavola, che oggi ospita davvero un personaggio tutto da scoprire. È un giovane ragazzo di San Benedetto del Tronto, anche se abruzzese d'adozione, si chiama Cesare Cameli, e io ho in mano proprio una brochure per un progetto che lo vedrà di qui a poco protagonista indiscusso della scena. Walking China, vale a dire un progetto che lo vedrà per un anno e mezzo fuori di casa in viaggio per raggiungere la Cina a piedi. Pensate un po', raggiungere a piedi la Cina. Sembrerebbe un'utopia, invece sarà di qui a poco una gradita realtà. Noi gliela auguriamo di vivo cuore, perché il ragazzo che abbiamo a tavola è davvero un grande sportivo. Intanto io saluto tutto lo staff del ristorante al vecchio teatro, sempre tanta gente affolla sia ora di pranzo che ora di cena questa struttura di ristorazione che fa onore all'intero Abruzzo. Qui il buon pesce fresco del nostro mare di scena tutti i giorni, il pesce davvero cucinato alla grande, come si suol dire. Quindi salutiamo l'amico Armando e tutto lo staff altamente preparato, disponibile, cordiale. Poi d'altra parte qui è a disposizione una struttura attigua dove è possibile soggiornare, quindi rilassarsi davanti a questo ben di Dio, un panorama suggestivo, una location da frequentare. Allora Cesare, veniamo a noi. Intanto è un piacere conoscerti, ma soprattutto è un piacere ascoltare quello che tra poco andrai a fare. Intanto arrivano le prime prelibatezze dello chef. Grazie. Cucina marinara, come si suol dire, anche se Cesare è vegano, sì, se non vado errato, quindi abbiamo predisposto il tutto anche per lui. Allora, parliamo di questo progetto, un anno e mezzo a piedi per raggiungere la Cina. Come è venuta intanto l'idea? L'idea è nata qualche anno fa, quando dovevo andare a lavorare in Cina, appunto, però mi sentivo confuso perché... Ecco, in che senso? Nel senso che mi sono reso conto che se andavo a lavorare in Cina, dopo un po' sarebbe diventata la stessa routine, cioè stessi posti, stesse persone, stesso lavoro, e non sentivo che non era ciò che volevo dalla vita. Dovevo prima scoprire veramente chi ero, dovevo scoprire me stesso. Intanto è laureato, vogliamo... Sì. Puntualizzarlo, laureato in giurisprudenza, esatto, a Macerata, però ha subito scoperto che quella non era e non poteva essere la sua vera missione, esatto, di vita, giusto? Esatto. Lui si aspettava ben altro, Cesare, dalla vita, e allora ha intrapreso, ha abbracciato questa nuova esperienza, questo nuovo progetto. Sì. Allora, arrivare dall'Italia in Cina. In Cina. Mamma mia, quanti chilometri? Sono circa 12.000 chilometri. 12.000 chilometri, pensate un po'. Raggiungibili in un anno e mezzo? Circa sì, un anno e mezzo, due di viaggio a piedi. Ovviamente qui è riportato anche l'itinerario che seguirà Cesare. Ecco, lo vogliamo intanto rendere noto da dove, sì, partirai, ma soprattutto quando partirai e quali saranno le tappe salienti? Sì, io ho intenzione di partire da San Benedetto del Tronto, la mia città natale, e i paesi che attraverserò saranno circa 17, quindi Italia, Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, ormai Armenia. Tutto a memoria, li sai. Li conosco bene. Quindi poi Iran, Afghanistan, India, Nepal, Myanmar, Thailandia, Cambogia, Laos, Vietnam e finalmente la Cina. Mamma mia, incredibile. Sembra essere tanti un paesi, sogno, proprio sì, un sogno. Ecco, però ecco, prima di addentrarci e prima di spiegare questa iniziativa, dobbiamo dire che Cesare Cameli non è nuovo a simili esperimenti, definiamoli, sì, così. Esatto. Perché ha già fatto altre cose importanti. Sì, sì. Vale a dire? Ho fatto diversi cammini in Italia, ad esempio il cammino di San Tommaso, che è un cammino che arriva da Roma, parte da Roma, arriva fino a Ortona a mare. Poi ho fatto il cammino. Un cammino religioso. Sì, che, esatto, in molti seguono e molti conoscono anche, sì, qui. Sì, sì, esatto.
Cammino dei Briganti, un altro cammino che si aggira tra Abruzzo e Lazio, sulle orme dei briganti della banda di Cartore. È un giro ad anello che parte da Sante Marie, un paesino vicino Tagliacozzo, e ritorna a Sante Marie. Poi ho fatto la Via degli Dei, da Bologna a Firenze a piedi. Ho fatto il Grande Anello di Sibillini, è un altro anello che passa intorno alle montagne di Sibillini, tra Marche e Umbria. Sono arrivato fino in Puglia in bicicletta. Addirittura, mamma mia. Anche se... Dall'Italia poi all'Albania. Dall'Italia all'Albania, quello è stato il mio cammino più lungo. Ecco. 2000 chilometri a piedi attraverso tantissime strade, sentieri, spiagge. Ecco, allora prendiamoci su con dell'ottimo prosecco. Qui è la città del vino. Ortona, lo sanno tutti quanti. Brindiamo a Cesare Cameli e a questa sua nuova avventura. Tra poco assaggeremo anche quanto ci stanno portando gli amici del ristorante al Vecchio Teatro, ma quando è scattata la molla in Cesare Cameli, quella molla che gli ha detto chiaramente che questa era la sua nuova missione, la nuova missione di vita? Scattato esattamente 2 anni fa, d'estate, quando una sera mi trovavo sul lungomare della mia città con degli amici e ero confuso. Tra l'altro il lungomare di San Benedetto è bellissimo. Sì, esatto, è molto molto bello. Rilassante, davvero. Sì, e parlando con gli amici, no, parlavo dei miei dubbi sulla vita, su cosa fare, un mio amico mi disse, ma a te che piace tanto camminare, perché non ci vai a piedi in Cina? E ridemmo tutti, però... Io. Quella risata ti ispira. Esatto, fu una risata molto strana e ambigua. E quella notte stessa sognai di arrivare in Cina a piedi, tutto sudato, sporco, con barba e capelli lunghissimi. E arrivavo, mi buttavo per terra e baciavo l'asfalto. E quando mi svegliai la mattina dopo pensai, questo è il mio obiettivo nella vita, arrivare in Cina a piedi. Ascoltando questo nostro incontro, qualcuno da casa potrebbe anche continuare a essere scettico sull'andamento del progetto, ma Cesare ci crede fermamente. Sì, è il mio scopo in questa vita e io lo realizzerò. Ci vuole di più? Quali sono le doti richieste per intraprendere questa avventura? Il coraggio, la forza fisica, la volontà, la tenacia? Cosa serve? Secondo me la cosa essenziale per un viaggio del genere è la testa e il cuore, sono le due cose essenziali. Cioè avere tanta forza di volontà e capacità di superare i momenti difficili, perché il corpo si abitua, cioè nel senso... insomma, con tutti quei chilometri abituati, sì. È difficile. Però uno può anche iniziare non facendo 30 km al giorno, ma ne può fare 2, 3, 4, 5 e piano piano comunque si raggiunge. Io non guardo i 12.000 km, guardo giorno per giorno, guardo ogni giorno la meta, no, ogni grande impresa è il risultato di tante piccole azioni, no? Quindi piccoli step, esatto, per raggiungere poi il traguardo finale. Esatto. Ma ci si è preparato? E in che modo ci si è preparato per questi 12.000 e più chilometri che l'attendono? Sì, io sono allenato per una vita, ho fatto tantissimi sport e quando mi è presa questa passione ho capito che l'allenamento migliore era la camminata in montagna, perché appunto devo camminare, quindi qual è l'allenamento migliore? Se camminare col peso sulle spalle, abituarsi al sacrificio fisico di portare un peso con sé a casa, perché quello zaino è casa, perché hai tutto lì, hai la tenda, il sacco a pelo, quindi sai che dovunque ti trovi tu hai tutto, cibo, acqua e posto per dormire. E quindi mi sono allenato appunto camminando in montagna, però ho fatto anche un errore in questo allenamento, perché l'anno prima di partire, volendo allenarmi troppo tutti i giorni, senza ascoltare i segnali del corpo, mi sono rotto il ginocchio. Addirittura? Sì, anni fa. Quindi ho dovuto fare una lenta riabilitazione e ho capito, non bisogna avere paura del dolore, ma bisogna stare attenti ai segnali del corpo. Per cui allenamento sì, ma sempre stare attenti a quello che ci dice il corpo. Comunque sia, non so se è possibile vederlo, lo chiedo anche al nostro regista Leo Di Blasio, il nostro Cesare è in splendida forma, non è... Grazie. Come me, che con gli addominali da tavola, ho il problema degli addominali da tavola, purtroppo non faccio la tua figura. Comunque è davvero un piacere poter continuare a parlare con Cesare Cameli qui all'interno del Vecchio Teatro. C'è qualcosa che la spaventa, la preoccupa, la incuriosisce più di tanto per questa nuova avventura, raggiungere, come si diceva, la Cina dall'Italia a piedi? No, sinceramente le paure non fanno parte di questo viaggio, anzi... Chi ha paura non può farlo, esatto, giusto? La paura è parte della vita, tutto sta nel fatto di saperla accettare e non farla trasformare in panico. Nel senso,
voglio anche fare questo viaggio per mostrare a chi mi vorrà seguire che non bisogna aver paura nella vita, che bisogna proseguire nei propri sogni, realizzarli, perché questo è il vero scopo, cioè andare avanti senza paura e con coraggio, perché in fondo non vale la pena senza rischio, secondo me. Una curiosità, si camminerà solo di giorno o anche di notte? No, quello che faccio di solito durante i viaggi è camminare dalla mattina fino al tramonto. Poi certo, a volte capita che non riesca a trovare un buon posto per dormire durante quando arriva l'ora del tramonto e quindi magari mi spingo anche oltre, però di notte cerco di non camminare anche perché è pericoloso. Sì, spesso farò strade e di notte è pericoloso passare per strade anche trafficate, quindi cerco di camminare solo di giorno. Ha detto che porta con sé una borsa che rappresenta la casa, la dimora, ma dentro quella borsa cosa c'è? C'è tutta la mia vita, c'è tenda, sacco a pelo, materassino, vestiti, cibo, acqua, tutta l'attrezzatura che mi servirà, quindi GPS, cellulare, macchine fotografiche, attrezzatura medica, attrezzatura per l'igiene. E quanto pesa questa borsa? All'incirca 30 kg. 30 kg, quindi camminare con 30 kg sulle spalle per fare più di 12.000 km, mamma mia, sì. Che impresa, è un'impresa da Guinness dei primati. Esiste un Guinness dei primati anche in questo campo, in questo settore? Guarda, sinceramente non lo faccio per una questione di competizione, perché è proprio un messaggio che sento di dover portare non come competizione, ma appunto come libertà, per far vedere come il mondo è un posto bellissimo e come le persone da qui, che siano italiane, iraniane o birmane, in fondo quello che vogliono è solo vivere in pace, per cui non lo prendo come una sfida, ma come un cammino della libertà. Allora Cesare, buon appetito. Grazie. Già portato delle buone cose, poi seguiranno anche i primi e secondi piatti qui all'interno di questo locale, un olio eccezionale di produzione propria, è davvero bello esserci qui al Vecchio Teatro, dove noi torniamo spesso e volentieri e lo facciamo davvero con passione, perché ci troviamo a meraviglia, siamo praticamente a casa. Ecco, non è la prima volta che intraprendi un'avventura del genere, però esatto. Ai nostri telespettatori, ai nostri amici che ci seguono da casa, che cosa puoi dire? Com'è cambiata la tua esistenza, la tua vita, da quando hai iniziato a camminare e a fare migliaia e migliaia di chilometri per raggiungere le tue mete? Sì, è cambiata in maniera esponenziale, cioè quando ho iniziato a camminare amo dire che ho trovato la chiave di una stanza che si trova dentro di me, la stanza della pace, che adesso in qualsiasi momento della vita in cui mi sento stressato che so dove trovare quella serenità, perché camminando e superando tantissime difficoltà, perché quando cammini da solo in giro per il mondo magari non trovi l'acqua dove pensavi di trovarla, non trovi il cibo, magari trovi delle difficoltà che qui non hai perché sai che c'è casa, cioè che l'acqua esce dal rubinetto, che il cibo si trova agli alimentari, e quando superi queste difficoltà da solo ti rendi conto che veramente possiamo fare tutto e che non c'è, dovunque ti riesci a risolvere. È un modo anche per conoscersi meglio interiormente. E allora chiedo a Cesare, che tipo di ragazzo era prima di intraprendere questa esperienza nuova e originale per certi versi, e che tipo di ragazzo ha scoperto oggi al termine di queste belle pagine della sua vita? Sì, ero, avevo fatto un percorso come tutti, un percorso scolastico che mi ha condotto all'università, perché comunque è quello che ci si aspetta oggi dalla società, no? E quindi ancora non ero così confuso dalla vita che non mi rendevo conto di cosa veramente volevo. Per cui, come tutti, cercavo nelle normali serate, uscendo, di sfogarmi e di evadere un po' da questa realtà che per me era stretta. E quando ho scoperto il cammino montagna, no, la prima volta che sono andato veramente in montagna da solo e ho fatto la scalata del Gran Sasso e il Corno Grande, e mi sentivo stanco e pensavo, perché tutto questo sacrificio con la borsa, col peso, il sole che mi faceva sudare, poi il vento che mi raffreddava. Però quando sono arrivato in cima e ho visto il mare dell'Adriatico che brillava di rosso fuoco del sole, ho visto tutta la vallata, le montagne verdi e marroni, ho sentito quella pace, ho detto questa è parte essenziale della mia vita. Cioè mi sentivo così in pace come John Lennon quando cantava, o Baudelaire quando scriveva poesie, o Van Gogh quando dipingeva. Ho pensato, perché questa cosa non deve far parte della mia vita? È così bella che ho capito che era parte della mia vita.
innamorato dunque della vita, innamorato della natura, di questi paesaggi, di questi scenari inconfondibili. Esatto. Ecco, ma che cosa prova per la natura e che dialogo ha instaurato nel corso di queste iniziative? Quando ti ritrovi nella natura, no, in mezzo a queste grandiosità, le montagne, il cielo, il mare, ti rendi conto di quanto siamo piccoli, ma allo stesso tempo capisci che siamo parte del tutto. Per cui ti senti sì piccolo, ma non ti senti in contrasto, ti senti appunto come collegato con tutto il resto, con gli animali. No? Noi abbiamo ogni volta, magari molte persone mi dicevano, ma non hai paura dei cinghiali, dei lupi? Io rispondevo no, perché quando li incontro in natura, loro capiscono che io sono parte del tutto, non sono né una preda né un predatore, per cui non ci sono pericoli. In realtà... Ecco, a proposito, ha fatto incontri spiacevoli, incontri pericolosi, sì, incontri che magari in questa sede, in tutto relax, è possibile anche raccontare ai nostri amici da casa? Sì, ad esempio nel Cammino di San Tommaso, quello da Roma Ortona, una sera mi trovavo sul Monte Otore, diciamo il monte più alto di questo cammino, quasi 1900 metri, a confine tra Lazio e Abruzzo. E tutti me lo sconsigliavano, non ci andare ora perché era tardi, fa freddo, era metà ottobre. E io ovviamente ci è andato. Ci sono andato, Cesare. Perché io ascolto tutti, tutti, però seguo il mio cuore. Ecco, esatto, seguo sempre. Fa di testa sua, Cesare, alla fine, giusto? Esatto. E quindi che è successo? Quella sera mi sono ritrovato sulla cresta, non sono riuscito ad arrivare in fondo, a 1650 metri d'altezza, ho dormito lì con una temperatura di meno 10 gradi quella notte e mentre facevo stretching nella tenda ho sentito un rumore proprio lieve, come un passo, dei passi felpati. Ho subito capito che c'era qualcosa. Sono uscito dalla tenda, ho acceso la torcia e a 10 metri da me ho visto quattro occhi che mi guardavano e erano due lupi. Due lupi. Bellissimi. E quel quindi giorno, a tu per tu. Sì, proprio. E quel giorno stesso pensavo che il mio sogno più grande sarebbe stato avere un incontro ravvicinato con i lupi. E cosa ha fatto Cesare? Che è successo? Sono rimasto estasiato e paralizzato a guardarli, ma non dalla paura, ma proprio dall'estasi di avere davanti delle creature così selvagge. E anche loro mi guardavano come per dire, ma chi è questo qui che sta dormendo? Non ha le forme, le sembianze, esatto, delle solite prede. Siamo rimasti a guardare per qualche minuto e poi loro sono scappati perché... Addirittura? Sì. Quindi non hanno attaccato, quindi no, non è vero niente che c'è voglia di attaccare, voglia di... Esatto, perché noi non siamo prede dei lupi, noi siamo semplicemente parte della vita e hanno capito che non era un pericolo, ma che non ero nemmeno una preda e se ne sono andati. Quindi è stata un'esperienza che... Unica, sì, indimenticabile. Quella notte non ho sofferto il freddo grazie a questo incontro che... mi ha lasciato il cuore colmo di pace e di gioia. Ah, che bello. E altri aneddoti, altri casi particolari che sì, è il caso proprio di ricordare in questa sede, anche perché poi avremo tutto il tempo proprio per assaggiare le prelibatezze di questo locale, sì. Ad esempio, no, noi di solito abbiamo paura dei carnivori, no? Perché ci dicono attenti all'orso, ai lupi. In realtà i carnivori difficilmente attaccano un uomo perché cosa succede? I carnivori non rischiano di farsi male. Se tu gli fai vedere che non hai paura e che quindi non sei una preda, i carnivori non rischiano mai di attaccarti perché se si rompono una zampa non potranno più cacciare e saranno destinati a morire. Mentre gli erbivori si difendono alla vita, per cui devi stare attento quando incontri degli erbivori. Infatti quando ero nel cammino fino in Albania a piedi, in Croazia, mi trovavo su un'isola a camminare che si chiama l'isola di Zeres. In quell'isola ci sono le pecore e montoni selvaggi perché sono stati abbandonati lì, siccome nelle isole non ci sono predatori e si sono riprodotti tantissimi. Un giorno camminavo e a un certo punto c'era un agnello che mi aveva visto, siccome mi vedeva con lo zaino grande, aveva paura e scappava, ma non scappava di lato, scappava dritto, io dovevo proseguire. I genitori che mi vedevano come un predatore perché mi vedevano grande, con lo zaino e con i capelli lunghi, mi hanno scacciato, cioè hanno chiamato i loro compagni e si è formata una fila di montoni e pecore che mi belavano contro furiose per cacciarmi via. E quindi io mi sono reso conto che in realtà bisogna sapersi comportare soprattutto con gli erbivori. E mi hanno anche raccontato che di casi di montoni che hanno attaccato delle persone perché li vedevano come dei pericoli, hanno anche provocato infortuni gravi. Per cui lì ho capito. Bisogna... La natura va rispettata. Esatto, va rispettata. Questo è il senso di quello che sta dicendo l'amico Cesare. Esatto, mai avere paura, però rispettarla sempre.
far capire che non siamo né prede né predatori, saper affrontare le situazioni e mai scappare. Però in tutta lealtà, c'è stato il momento più bello che ha vissuto come scopritore di nuovi posti, di nuove location, di nuovi paesi, di nuovi itinerari? Il momento più bello e viceversa, c'è stato anche il momento più brutto, magari un momento in cui tra sé e sé Cesare ha detto e ha esclamato: ma chi me lo fa fare? Guardi, questo capita spesso in un cammino del genere. E c'è stato anche perché c'è tutto il tempo per poterlo fare. E c'è stato un giorno che è stato sia il momento più bello che il momento più brutto. Mi trovavo a camminare, appunto, era la prima settimana che ero uscito dall'Italia, quindi quando esci dall'Italia a piedi non è come uscire in macchina o in aereo, proprio senti che ti allontani da casa tua e piano piano vai sempre verso posti nuovi. E quella settimana mi trovavo in un cammino che si chiama la Parenzana, che è un percorso che va da Trieste fino a Parenzo, in Istria, a piedi, passando per le montagne. E mi sono sentito veramente per la prima volta dal viaggio in Albania solo, a contatto con la natura. Quella notte aveva piovuto a dirotto tutta la notte, in più mi si era rovesciata la borraccia dentro la tenda, avevo tutto bagnato, tutto zuppo, e non c'era un paesino ogni 30 km. Quindi pensavo: dove dormo stasera? Ero disperato, tutto zuppo, pensavo: stanotte non so proprio ad accamparmi, mi trovo in mezzo alla natura, da solo. Immagino, certo. E quindi mi sono trovato a contatto con me stesso e ho levato tutte le maschere, quindi ho pianto, ho urlato, mi sono disperato. E in 10 minuti è uscito il sole, ha asciugato tutto e tutti i problemi erano risolti, perché avevo di nuovo la tenda libera per poter dormire. Quindi mi sono reso conto che nella vita spesso noi ci facciamo tantissimi problemi che sono solo qui, e in quei momenti devi spegnere il dialogo interno, ascoltare il cuore, la voce del cuore che ti calma e ti fa capire si può superare tutto. Il cuore che riesce a far superare tutte le paranoie che si vengono a presentare. Esatto. È giusto. Riflessioni davvero sagge quelle di Cesare Cameli. Tanti paesi, tanti luoghi visitati, ma qual è quello che fino ad oggi ti è rimasto impresso, che spesso e volentieri ricorrono questi posti nelle tue memorie? Sì, il paese che mi è rimasto più impresso è stata proprio l'Albania. L'Albania. Perché noi abbiamo una visione, no, dell'Albania come di... negativa. Esatto, esatto. Ci danno la stessa visione dell'albanese come attento, una persona... Quando sono arrivato in Albania ho visto l'ospitalità albanese, che ho visitato più di 20 paesi nella mia vita e non ho mai visto persone ospitali come gli albanesi. Mi hanno offerto tutto, mi hanno offerto caffè, cibo, acqua, addirittura mi ricordo un giorno... Dichiarazioni controcorrente, sì. Perché tutti parlano di un popolo con ben altre caratteristiche. Esatto. Invece... Quindi io sto assaggiando queste prelibatezze, ma ti ascolto con vivo interesse. Sì, perché... è stato veramente anche per me rendermi conto di quanta bella gente c'è. E un giorno mi ricordo mi trovavo a camminare sulla costa albanese, era caldissimo, ero stanco e vedevo da lontano il mare, però ancora era distante, non avevo acqua, cibo. E in un bar mi ricordo proprio come fosse oggi che c'erano 4 albanesi che mi vedono arrivare, mi dicono: vieni, vieni, siediti con noi, mi offrono caffè, eccetera. Ma che fai? Cioè, io sto camminando a piedi, no, grande. E a un certo punto un signore mi diede le chiavi di casa sua, che aveva costruito una casa lì al mare, e lui doveva tornare a Scutari, che si trova un po' più all'interno. Disse: tu dormi stasera a casa mia, che ci manca qualche mobile, ma voglio che dormi qui. E lì ho capito, tu pensa, ci dicono stai attento, le persone devi stare attento a dormire in giro, invece lì ho capito, no. Se tu porti il sorriso, ricevi sempre solo il sorriso e l'amore. Ah, che belle parole, anche perché scopriamo una nuova realtà di questo paese, l'Albania, spesso e volentieri bistrattato anche da vicende extra umane. Bene, io vorrei ritornare un attimino, perché ci avviciniamo pian piano anche al termine del nostro collegamento, del nostro programma, questo progetto, a questo grande viaggio che ti aspetta dall'Italia alla Cina, perché praticamente solo Cesare Cameli in questa avventura, quindi ovviamente è alla ricerca anche di sponsor
di aziende che possano supportare Cesare in questa avventura. Diciamolo chiaramente e lanciamo anche un messaggio chiaro a tutti quegli imprenditori sensibili, ma soprattutto a quegli imprenditori lungimiranti, perché questa sarà davvero un'impresa che rimarrà nella storia. Sì, perché sono reso conto appunto che non è un viaggio, io sono solo il mezzo, non è un viaggio che riguarda solo me, è un cammino, perché camminando si possono superare tutte le differenze, che sia qualunque sia il nostro colore della pelle, il nostro credo religioso o politico, quando camminiamo tutti insieme e studiamo e soffriamo insieme, ma ci troviamo tutta quella pace, ci rendiamo conto che veramente noi esseri umani siamo tutti uniti e possiamo camminare come fratelli e sorelle. Quindi voglio anche portare avanti un messaggio di pace e fratellanza con questo viaggio e sto cercando appunto chi sia disposto ad aiutarmi, perché da solo non me lo posso permettere. E spero che qualcuno voglia viaggiare con me e realizzare questo grandissimo sogno che è camminare per il mondo insieme. Camminare per il mondo. Un messaggio alle persone, agli imprenditori intelligenti, aiutate Cesare Cameli. Potete anche rivolgervi qui al ristorante al Vecchio Teatro, perché l'amico Armando è un carissimo amico, certo, di Cesare Cameli, ma è possibile anche rivolgersi direttamente a lui stesso. Ecco, che riferimenti possiamo dare agli imprenditori, a coloro che volessero tendere una mano in segno di amicizia e di aiuto? Sì, io ho una pagina Facebook, ecco, dove appunto condivido tutte queste esperienze e si chiama Walking to China, a piedi fino in Cina. Ecco, io ho anche la brochure che sto facendo vedere, sto mettendo in evidenza a beneficio del nostro operatore di ripresa. 12.000 chilometri, 17 paesi per un anno e mezzo di viaggio, incredibile ma vero. Complimenti a questo grande uomo che abbiamo qui ospite del nostro programma, Cesare Cameli. Ma a proposito, nelle precedenti esperienze si è mai ammalato? Una curiosità. Sì, è capitato comunque che spesso, come camminavo tutti i giorni, e capitava che c'erano tempeste, quindi mi ritrovavo col pioggia, freddo, gelo, e quindi capitava anche che comunque il corpo si abbassino le difese immunitarie e mi ammalavo. Io non uso medicine, uso solo medicine naturali. Ma perché sei vegano? Anche perché sono vegano, ma anche questa è una scelta che ho portato avanti da tempo, di utilizzare solo medicine naturali. Una cosa che mi porto sempre dietro sono due. Ecco, che uno cosa? È l'aglio, e mangio ogni giorno due spicchi d'aglio crudo. Pensate un po'. Grande antibiotico che cura qualsiasi cosa. E un'altra è una cura che ho riscoperto, non ho scoperto, ho trovato, e si chiama amaro svedese. Che amaro svedese, a base di cosa? Sono delle erbe che vengono lasciate fermentare in una grappa, perché serve per mantenerle a lungo. Questa è una cura sia esternamente, si possono fare in pacchi, quindi per ogni tipo di infiammazione, quando hai dolori ai muscoli, alle articolazioni, sia all'interno se hai problemi appunto di stomaco, oppure se hai, appunto, stai male, che ti aumenta le difese immunitarie e ti aiuta a superare i momenti duri del viaggio. Cesare, quando è prevista la partenza per la Cina? Marzo. Pensate un po', a piedi in Cina, non riesco proprio a crederci, proprio a farmi capace proprio di questa avventura. Quindi a marzo, ai primi di marzo, sì, partirai. Quindi esatto. Tempo proprio di preparare tutto per il verso giusto, e dopodiché si partirà a marzo per la Cina, quindi dall'Italia in Cina a piedi, lo ribadisco, anche a beneficio di coloro che si sono sintonizzati proprio da qualche minuto. Ecco, un ultimo appello, magari che cosa vogliamo dire, che cosa vogliamo suggerire? Ci telefonerai, ci chiamerai, ci farai sapere come sta andando questa grande avventura? Sì, ho capito una cosa essenziale, cioè la condivisione è parte della vita, perché questo cammino mi ha dato tanti di quegli insegnamenti su come superare tutti i momenti, su come non aver paura, che ho capito che devo condividerlo con tutti, perché voglio far vedere come la vita, il mondo è un posto bellissimo, e quindi condividerò con post, video, racconti in maniera costante, perché voglio lanciare un bel messaggio e voglio far vedere la gente: superate le paure, fate ciò che vi piace, quindi sarò sempre in contatto. Un'ultima confidenza: quando sei lontano da casa, cosa ti manca della Riviera Adriatica? Ecco, definiamola così, perché tu sei di San Benedetto, però
a casa qui in Abruzzo. Sì, la cosa che ti manca di più è il mare. Il mare. Sì, perché quando, infatti durante questo cammino ogni volta che rivedevo il mare sentivo il sapore di sale e vedevo i gabbiani, sentivo casa, casa con me. In bocca al lupo Cesare Cameli. Lunga vita. Le migliori fortune, quindi saremo con te con il cuore, con tutto il cuore, ti seguiremo con l'anima. Caro Cesare, grazie. Le migliori fortune a Cesare Cameli, ospite graditissimo del nostro programma, un grande atleta, poi uno che farà tra poco 12.000 km a piedi, non può che essere un grande atleta, quindi ancora complimenti. Salutiamo tutto lo staff del ristorante Al Vecchio Teatro sulla passeggiata orientale di Ortona, un locale che vi aspetta con la buona, l'ottima cucina marinara tutti i giorni a pranzo e a cena, e anche con una bella struttura attigua per il vostro relax, per soggiornare qualche giorno qui a Ortona, la città del vino, ma anche la città dell'apostolo Tommaso e di tanti altri personaggi che hanno vergato dei momenti importanti nella storia del nostro paese. Quindi grazie a Cesare Cameli, grazie a tutto il Vecchio Teatro, grazie. Ma soprattutto grazie a voi per averci ancora una volta scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Cerca il bollino Prezzo Amico Federcasa e mostrando la tua tessera alla cassa potrai usufruire di vantaggi e sconti che l'associazione ha concordato per te. Per iniziare e continuare al meglio la giornata, caffè Mocambo. Il caffè italiano nel mondo. Mocambo.